Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei libri che ho letto ad ottobre. Come sempre, giù nell'info box troverete i link dei libri che vi citerò in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo in caso di un acquisto tramite questi link, ma semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Partiamo! Questo mese ho letto per i miei standard molto poco, perché ho letto solamente 4 libri. Io di media ne leggo una decina al mese, ma nel mese di ottobre ho lavorato dalla mattina alla sera tutti i giorni e quindi non ho avuto proprio tempo. Lavorando poi al computer, quando tornavo a casa ero distrutta, leggevo un pochino la sera, però non sono riuscita a mantenere ovviamente i ritmi di sempre. Allora, comunque, partiamo da quei titoli che sono riuscita a leggere. Allora, intanto ad ottobre ho letto Il Leone. È il secondo libro della saga del Sigillo della Luna. Il primo libro ve ne ho già parlato, La Stella, vi lascio il link tra le schede del wrap up in cui ne parlo. È appunto il secondo libro di questa autrice. È un libro che io ho apprezzato moltissimo. Intanto, in questo secondo volume è tutto ambientato nella parte mitologica. Nel primo libro avevamo lasciato appunto Inanna morente, qui invece scopriamo che cosa le è accaduto dopo. Allora, io avevo detto nel primo libro, La Stella, che avevo avuto un po' di problemi nel focalizzare bene i personaggi, spesso mi confondevo e insomma i personaggi mi avevano creato un po' di confusione, nonostante il libro mi fosse piaciuto moltissimo. L'autrice mi ha detto che il primo volume, La Stella, il secondo volume, Il Leone, le aveva pensate insieme, come un unico grande libro, che però in realtà ha dovuto dividere perché sarebbe venuto un libro grosso quanto un dizionario, quindi ha diviso il libro in due parti. Io vi consiglio di leggere questi due libri uno dopo l'altro, perché in questo secondo volume è veramente impossibile confondere i personaggi, sono tutti ben caratterizzati, conosciamo bene il personaggio di Inanna, di Enki, di tutti i vari personaggi della mitologia sumera che avevamo trovato nel primo libro, e questo appunto aiuta a comprendere meglio sia il primo volume ma anche appunto la mitologia sumera, che secondo me è una cosa molto interessante da scoprire e di cui si parla poco. Si vede lo studio che c'è dietro, l'autrice è molto brava a raccontare la mitologia sumera, si vede che è preparata, si vede che ha studiato, e questo è assolutamente un punto a suo favore, perché riesce inoltre a rendere il libro molto interessante, questa parte mitologica molto interessante. Anche questo secondo volume scorre con molta facilità e appunto, come vi dicevo, a differenza del primo volume, qua i personaggi non solo sono ben caratterizzati, ma sono anche sfaccettati. Sono dei personaggi complessi, soprattutto in Anna. Abbiamo i punti di vista che si alternano, abbiamo il punto di vista di Inanna, abbiamo il punto di vista della balia celeste, insomma i punti di vista qua si alternano, e anche questa è una cosa che a me piace molto perché permette di conoscere a fondo più personaggi e non solo il protagonista. Abbiamo poi dei nuovi personaggi, abbiamo Bilulu e il figlio, che sono dei personaggi parecchio cattivi, diciamo, che però ho apprezzato, sono anche questi dei bei personaggi, la storia che c'è dietro a questi personaggi mi è piaciuta moltissimo. Appunto, abbiamo una conoscenza maggiore di Inanna, che è una donna che ha un carattere sicuramente per nulla facile, anzi è molto complesso, ma riusciamo comunque a comprenderla, perché è una donna che si sente sola, abbandonata, tradita, quindi riusciamo anche a comprendere alcuni suoi comportamenti. Comunque il personaggio che io ho amato di più in assoluto è appunto la balia celeste, Ninsuba, che è la donna che
tra virgolette, la cresce, li fa un po' da mamma. Dire che la cresce non è, secondo me, proprio adatto come termine. Comunque, è l'unica persona che ama in Anna infinitamente, che farebbe qualsiasi cosa per lei. È un personaggio che io veramente ho amato moltissimo. Altro libro che ho letto è La reincarnazione della strega. Questa qua è un libro scritto da Lorena Gonzalvo ed è pubblicato da Blueberry Fantasy. È un fantasy romance ed è il primo libro di una trilogia. Questo libro appunto mi ha incuriosito moltissimo per la trama. Abbiamo Anima, che è la nostra protagonista e ha 20 anni. Anima è rimasta sola dopo la morte della madre e conduce una vita fondamentalmente molto normale, si divide tra il lavoro, gli amici e appunto la casa. In passato Anima ha sofferto di sonnambulismo e questi sogni sono tornati a tormentarla nuovamente. Sono sogni però che sono molto strani perché appunto sembrano molto reali. A complicare le cose c'è poi il ritrovamento di alcune lettere indirizzate a lei che narrano avvenimenti del passato che appunto la coinvolgono. E in più ci sono delle inquietanti telefonate anonime. L'ingresso nella sua vita di Will potrebbe rappresentare per Anima un punto di non ritorno, perché Will è un personaggio ambiguo, però sembra tenere molto a lei. Quindi bisogna scoprire che cosa nasconde Will e chi è veramente Anima. Questa è la trama del libro, che ho trovato appunto molto molto interessante, ed è un libro che mi è piaciuto moltissimo. È una storia densa di misteri e segreti da scoprire che appunto mi ha tenuto incollata alle pagine dall'inizio alla fine. L'autrice è molto brava a tenere l'attenzione del lettore alta e in più ha una scrittura molto molto scorrevole, questo ha facilitato tantissimo la lettura. I personaggi sono ben caratterizzati, la storia d'amore è ben costruita, è una storia d'amore dolce ma non troppo sdolcinata e non stona con il resto della storia. Ho amato tutti i personaggi, ma in particolare ho amato la sorella di Will perché è molto energica e divertente, quindi è un personaggio che mi ha intrattenuto moltissimo. In più, anche qua abbiamo i punti di vista che si alternano. Abbiamo il punto di vista di Will e il punto di vista di Anima. Questo appunto è una cosa che io apprezzo, così l'autrice ha dato la possibilità di conoscere bene entrambi i personaggi, ma anche di capire bene alcuni avvenimenti. E quindi è stata molto brava a giocare con questa cosa dei doppi punti di vista, diciamo così, del doppio punto di vista. Il finale ovviamente mi ha lasciato a bocca aperta e con la voglia di continuare ad andare avanti con questa trilogia. Speriamo che il secondo esca in fretta. Il terzo libro che ho letto ad ottobre è stato Horror Store, il romanzo di Grady Hendrix, autore di un altro paio di libri pubblicati in italiano che sto un po' occhiando e che vorrei prendere. Tra l'altro di un libro è stato anche tratto un film, mi sembra su Amazon, che io ho visto, carino. Comunque parliamo di questo. Horror Store è un horror ambientato in un magazzino simile IKEA. In questo appunto store, mega store, ogni mattina i dipendenti entrano al lavoro e trovano alcuni mobili rotti, degli specchi rotti, escrementi sui divani, insomma atti di vandalismo all'interno del negozio. Così il responsabile, il direttore di quel punto vendita, decide di chiedere ad alcuni suoi dipendenti di trascorrere una notte all'interno dello store per riuscire a scovare il vandalo, che poi ovviamente da qui partirà tutta la nostra storia. Il libro è ambientato tutto in questa notte all'interno di questo store. Un libro che mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto sia esteticamente, perché è proprio costruito come un catalogo dell'IKEA e si può capire proprio da subito, vedete, ha anche i mobili con un po' i nomi che richiamano l'IKEA, con sotto la descrizione del mobile, e mano a mano che la storia va avanti, questi inizio capitoli con questi mobili e oggetti diventano sempre più inquietanti.
Quindi esteticamente molto bello. La storia mi è piaciuta tantissimo, ma veramente tantissimo. Me lo sono divorato. Mi è piaciuto il modo di descrivere e raccontare dell'autore. Una penna veramente molto scorrevole, molto coinvolgente. Mi è piaciuto molto. E appunto sono riuscita a leggerlo in poche ore, in una nottata. Ci sono alcuni cliché da film horror, ovviamente, però mi è piaciuto il modo in cui l'autore li scrive e ci gioca, e questo è appunto, l'ho apprezzato moltissimo. È una storia che diventa, mano a mano che si procede con la lettura, sempre più claustrofobica, ansiogena, disturbante. Non mi ha fatto paura, ma appunto mi sentivo quasi chiusa in una cassa mentre leggevo, tensione altissima per tutto il tempo. Mi è piaciuto veramente molto. Si capisce ovviamente il messaggio di critica che l'autore lancia nei confronti del consumismo esasperato, come appunto IKEA. IKEA appunto è uno dei maggiori rappresentanti di questo, ed è un messaggio che appunto si riesce a percepire benissimo leggendo questo libro. Comunque è un libro che riesce a intrattenere, a inquietare, molto scorrevole e veloce da leggere, adatto per chi cerca un horror un po' diverso dal solito. Questo mi è piaciuto moltissimo. Ultimo libro letto è La stirpe e il sangue, edito Bompiani e scritto da Lorenza Ghinelli. Costa 18 euro ed è un libro illustrato. A ogni inizio capitolo abbiamo appunto un'illustrazione. È un libro molto breve perché sono tipo 170 pagine circa, però abbiamo intanto dei disegni e poi abbiamo una scrittura, un font molto grande, e quindi in realtà se si va a vedere sono anche meno di 170 pagine, quindi si legge veramente molto molto velocemente. Siamo nell'anno 1442, qua dietro c'è scritto: c'è qualcosa nel bambino, l'ha capito nel bosco, qualcosa che chiama la morte, qualcosa che la morte ama nel bambino. Io l'ho letto un po' a scatola chiusa, non ho letto la trama, l'ho preso, mi ispirava, ne avevo sentito parlare bene e l'ho acquistato. La scrittura dell'autrice è molto fluida, è un libro che comunque si legge molto molto velocemente, aiutati poi da queste meravigliose illustrazioni che appunto ci fanno intuire quello che succede, che succederà nel capitolo. Un libro dalle tematiche forti, ma che io appunto sono riuscita a leggere in pochissimo tempo, perché nonostante queste tematiche è un libro che proprio si fa leggere. È un libro che parla di fuga, di violenza, di abusi, è una storia appunto cruda, quindi non so se può andare bene per tutti. Questo libro è praticamente una rivisitazione del mito di Vlad, con un punto però di vista femminile. Quindi è un po' la storia del prima che nascesse Dracula, non ci sono vampiri, però si capisce che la storia è legata a questo, ovviamente. Quindi se amate un po' il genere e le tematiche, assolutamente questo libro fa per voi. Una delle protagoniste appunto è Maria, che è la madre di Anna e Radu. Questi sono i nostri tre personaggi principali, ma le vere protagoniste sono Maria e Anna. Maria appunto è una donna molto forte e determinata e farebbe di tutto per proteggere i suoi figli, ma veramente di tutto. E Maria è un personaggio che a me è piaciuto molto. È un libro assolutamente adatto per il periodo di Halloween, per il periodo autunnale. Anche qua consigliatissimo se si cerca un qualcosa di diverso dal solito, però devo dire che è un libro che non è riuscito a prendermi al 100%, ma che mi ha comunque intrattenuta, quindi consiglio lo stesso. Però non vi saprei neanche dire perché non sono riuscita a essere coinvolta al 100%, devo essere sincera, non lo so. Devo dire che 18 euro, è vero che il libro è meraviglioso esteticamente, però non lo so, mi aspettavo qualcosa di più dalla storia, non so dirvelo sul serio. Ci sono un po' quelle situazioni dove l'opinione non è così netta, ci sono molte cose che mi sono piaciute, ma non so perché non mi ha convinto fino alla fine. In ogni caso è un libro che vi consiglio se vi piacciono un po' le storie sulle leggende, su Vlad l'impalatore, sui vampiri e tutto il mondo che
circonda un po' i vampiri, e anche se amate questo genere di racconti molto oscuri e crudi. In ogni caso è un libro che consiglio, che è riuscito a intrattenermi e che esteticamente fa la sua figura. Ok, quindi questi sono stati i libri che ho letto nel mese di ottobre. Fatemi sapere se avete letto qualcosa anche voi, che cosa avete letto, se avete letto questi libri che vi ho mostrato, che cosa ne avete pensato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!